essi additano agli italiani, nella buona e nell'avversa fortuna, il cammino dell'onore e della gloria. Queste parole del tenente colonnello paracadutista Alberto Bechi Luserna, scolpite su una lapide all'ingresso del Sacrario Militare Italiano di El Alamein, sono dedicate ai ragazzi della Folgore, un corpo scelto che tutti, oggi come allora, ci invidiano. E se è vero, come sottolinea Giovanni Curatola, che in Italia l'impiego dei paracadutisti fu quantitativamente inferiore a quanto avveniva in altri eserciti, dal punto di vista della qualità, i nostri parà non sono stati secondi a nessuno. Lo hanno dimostrato in più di un'occasione, prima fra tutte la battaglia di El Alamein, in cui la divisione si sacrificò quasi completamente, ma non si arrese. Ricostruita dopo la guerra come brigata, la Folgore ha continuato a dare ottima prova di sé in numerose missioni all'estero, suscitando polemiche e discussioni tra chi ne apprezza l'importanza e il valore e chi invece, antimilitaristi, ma soprattutto anti-italiani, ne chiede lo scioglimento. Quanto al patrimonio canoro della Folgore, molte delle canzoni nate in tempo di guerra fanno tuttora parte del canzoniere dei paracadutisti nostrani. Prima fra tutte il brano che, scritto all'inizio del 1943 da De Torres e Simeoni e musicato dal maestro Ruccione, è ancora oggi l'inno della brigata. Si tratta di Come Folgore dal Cielo, nota anche come Il Canto dei Paracadutisti, che sintetizza mirabilmente con musica e parole che si fondono in un crescendo di imponenza lo spirito di questi ragazzi dai cuori d'acciaio, sempre pronti a battersi e ad assumere la forma di angeli, lanciandosi nel cielo verso il destino ignoto e la gloria. E se i nostri parà si definivano arditi dell'aria, anche e soprattutto perché riprendevano lo spirito baldanzoso e fiero degli antesignani di terra, tale accostamento si ritrova anche in alcune delle loro canzoni. Tra esse, Allarmi e Arditi dell'aria, di autore sconosciuto, in cui i paracadutisti chiedono alle loro mamme di sorridere e di essere fiere dei loro figli, che combattono con fede. Sorridi e spera, si legge nel ritornello, che tuo figlio tornerà, e non perisce sul campo di battaglia, ma vive eternamente in ogni cuore. In perfetto stile arditesco è inoltre la bellissima Quando più aspra in guerra, originariamente nota come Con la morte a paro di d'annunziana memoria ed in seguito ripresa dal maggiore Bechi, che fu musicata nel 1941 dal maestro Pettinato. Siamo cento e cento e cento, si legge nel testo, siamo forti, arditi e sani, un po' pazzi e un po' poeti, ma il fior fior degli italiani. A chi cade combattendo, Dio concede in sorte bella di tornare lieve lieve tra una nuvola e una stella, in quell'angolo di cielo riservato a tutti noi, dove vivono in eterno santi, martiri ed eroi. Da citare poi anche Paracadutista tu, che ebbe un discreto successo. In essa, sottolineati da un ritmo piuttosto regolare, sono espressi i temi classici del coraggio, della fede nella vittoria e dello sprezzo della morte. Spedito nelle strofe, scrive Curatola, il canto acquisisce un tono più poetico e solenne nel ritornello, in cui è scritto «Paracadutista tu, che scendi di lassù sopra l'inferno, tu conquisti ciò che vuoi al fianco degli eroi che sono eterni». Quando scendi giù dal cielo avvolto nel tuo velo, la vittoria ti sorride già, ma se ti tronca la mitraglia, dalla battaglia in cielo ritornerai. Degna di nota è inoltre quella che è probabilmente la prima tra le canzoni dedicate alla Folgore, si tratta di Paracadutista d'Italia, testo e musica di Del Balzo. Un brano questo scritto e inciso nel 1941, anno di fondazione della brigata. Le note allegre e ritmate accompagnano passi anche molto intensi, come quello che recita «Con animo forte sfidando la morte si lanciano dall'alto in un balen,
Il vuoto li accoglie, li sospinge in vitta volontà. Dei paracadutisti l'ardimento lo canta il vento al mondo intero. L'ardimento dei parà e il loro me ne frego, gridato in faccia alla morte, la fanno da padroni anche in altre due canzoni di autore sconosciuto. Nell'abisso a capo in giù, in cui si legge: quando fieri ci lanciamo, sorridenti ragioniamo con la morte a tu per tu, e la morte scheletrita sempre allunga la sua mano e la ritira indispettita per averla tesa in vano. E vent'anni. Quest'ultima, con melodia squillante, vivace e spensierata, verrà ripresa e riadattata nel testo durante la RSI, divenendo estremamente celebre con il titolo di A noi la morte non ci fa paura. Concludere questo volo nelle note dedicate agli arditi dell'aria va senz'altro fatta un'incursione nel repertorio strafottente dell'ironia goliardica, espressa molto efficacemente da Se non ci conoscete, la cui musica, e in parte anche il testo, è ripresa dalle canzoni degli arditi e degli squadristi antemarcia, e da Gira l'elica, tipica filastrocca militare in cui chi canta prende bonariamente in giro le altre specialità. L'artiglieria arma pesante, mira a ponente, spara a levante. E scherza anche sulla propria, il paracadute è seta pura, ma se non s'apre che fregatura. Per concludere con un baldanzoso e gira gira l'elica, romba il motor, siamo paracadutisti, si vince o si muore.